Liberi.tv, Reggio Calabria, secondo Gay Pride calabrese. Siamo in compagnia dell'avvocato Lucio Dattola, che è presidente dell'Arcigay I Due Mari di Reggio Calabria. Buonasera, buonasera a tutti. Lo slogan di quest'anno è No Hate, Just Love, che tradotto vuol dire nessun odio, solo amore, o mi pare che è simile. Sì, lo slogan vuole significare semplicemente che nel momento in cui una persona si svela, qualunque orientamento sessuale abbia, qualunque specificità abbia, o la ami o la odi. E questo è il messaggio che noi vogliamo dare oggi. Non ci piace il grigio, ci piacciono i colori forti. Ce ne siamo accorti anche perché l'Onda Pride quest'anno si conclude proprio qui in Calabria, ma già dall'anno scorso avete dato, come Arcigay in generale in Calabria, ma soprattutto quella di Reggio Calabria, un grosso colpo, perché nessuno forse si aspettava una così grande partecipazione da parte non soltanto di persone della comunità LGBT, ma anche di persone del mondo, non so, politico, dei cittadini comuni. Sì, esattamente così. Quest'anno noi dobbiamo rispondere a una rinata coscienza politica e civile che a Reggio Calabria c'è stata. Non è un caso che si sia arrivati all'istituzione del registro delle unioni civili il 14 maggio e finalmente, dopo anni di commissariamento, abbiamo un sindaco, abbiamo un consiglio comunale, abbiamo una giunta, quindi abbiamo la voglia di riprendere in mano la politica della città. Oltre questo, proprio ieri pomeriggio è arrivato anche il patrocinio del presidente della regione, Mario Oliverio, e con una motivazione importante, una motivazione che mette il Pride fra quelle che sono le organizzazioni e fra quelle che sono le manifestazioni culturali contro le discriminazioni, contro l'omofobia, a favore solo della persona. Tra l'altro c'è anche da dire che avete costruito da pochissimo l'AGEDO a Reggio Calabria e inoltre, sempre di recente, c'è stato un bellissimo evento caratterizzato dai migranti. Cioè... Esattamente, noi abbiamo avuto questo evento ieri pomeriggio, appunto importante, in cui siamo stati veramente decisi nel dire noi ci esponiamo non solo per i diritti LGBT ma per i diritti di tutti, ecco perché i migranti, ecco perché l'esperienza da parte di persone che venivano dal Libano, dalla Tunisia, dal Marocco e l'imam parigino omosessuale che benedice le coppie omosessuali. Tra l'altro nel vostro corteo, nel questo bellissimo corteo, abbiamo anche degli esponenti di comunità credenti LGBT e questo è ancora di più un messaggio di fratellanza e di unione, perché prima di tutto bisogna guardare la persona indipendentemente dalla razza, dall'appartenenza religiosa, dal credo politico. Rispondo in parte anche alla domanda di prima, cioè quest'anno noi abbiamo la fortuna di presentare a Reggio Calabria le rappresentanze nazionali non solo di Arcigay ma anche di AGEDO, appunto, come ricordavi tu prima, perché c'è Dolores De Marco che fa parte del coordinamento nazionale. Abbiamo la presidentessa nazionale di Ali d'Aquila, che è appunto questo gruppo di cristiani LGBT. Abbiamo il MIT, il Movimento Identità Transessuale, ma ieri abbiamo avuto anche ILGA, che è la più grande associazione europea, ILGA Europe, e ILGA World, la più grande associazione mondiale. Ecco, Reggio oggi conclude questo percorso che l'ha vista al centro del Mediterraneo, nei diritti civili, nelle lotte per la libertà, direi nelle lotte per il riconoscimento della dignità di tutti. Io ringrazio Lucio Dattola, avvocato, quindi chi meglio di lui può capire di diritti civili e di diritti in generale, che è presidente dell'associazione Arcigay Due Mari di Reggio Calabria. Gli auguro buon Pride, buon secondo Pride. Grazie a voi, grazie a Libera TV che è sempre stata pronta in prima fila, attenta e mi permetto anche amica. Assolutamente, amiche di Arcigay e soprattutto amici di chiunque, cioè delle libertà di parola, diritti civili. Grazie ancora Lucio Dattola e grazie a Reggio Calabria per questo bellissimo spettacolo di colore e non di grigio come dicevi tu prima. Grazie, buon Pride a tutti.